Il faut la vivre, c'est la 9e édition et c'est un moment exceptionnel parce que c'est toute l'Italie qui se retrouve sur le site de site reconnu par l'UNESCO, donc sur le site de Bligny Mines. Et donc il y aura vraiment beaucoup de musique et parmi cette belle brochette d'artistes, voilà. Il y a une band toute italienne, donc ce sont 4 filles, elles ont une personnalité exceptionnelle, elles ont de la grinta, elles ont surtout une musique anticonformiste. Elles sont nées en 2005, elles proviennent de Calabre, donc dans le talon de l'Italie, et nous sommes heureux d'avoir au bout du fil Elena qui est Elena è proprio la capa della band, non lo so. Elena, buongiorno. Ciao. Ben trovata. Buongiorno a te. Grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e bonjour. Bonjour Elena. Ma abbiamo una. È come se Elena fosse qui a Liegi, perché la sentiamo chiaramente, Elena. Sono contenta. Anch'io vi sento forte e chiaro, quindi insomma già partiamo bene. Che bella scoperta le rivoltelle e che bella prima volta. C'è sempre una prima volta. È la prima volta che venite in Belgio, Elena. Sì, è la prima volta, siamo contente, dir poco, entusiaste, siamo orgogliose di far parte di questa bellissima festa che si terrà il 2 giugno. Anzi, mi caccio subito una cosa che voglio dire assolutamente, ringraziare il comitato organizzatore della giornata italiana che ci ha volute e che insomma siamo contentissime veramente di fare questa esperienza. Avete visto più o meno, vi siete informate, perché voi siete, c'è la band, le rivoltelle, siete 4 chiaramente. Elena abbiamo al telefono, però anche Alessandra al basso, alla chitarra, poi esatto. Abbiamo anche il resto Angela, della Paola batteria, percussioni, Angela chitarra e cori, e poi te che tu sei la cantante, che voce. Io mi sono un po' informato un po' di più su di voi, ho visto delle video, delle cose eccezionali, insomma chiaramente siete una band a parte e sarà un bel momento che vivremo con voi a Bligny, un momento live eccezionale. Voi interpretate, stravolgete tra virgolette delle cover di grandi pezzi italiani e ne fate quello che volete con la vostra voce e con la vostra musica. Esatto, sì, il senso è quello di partire da una matrice che è sicuramente quella rock, però poi di colorare il rock con varie sfumature, quindi noi insomma facciamo del reggae, ska, ci piace commissionare vari generi. Ovviamente, dicevi bene, facciamo più che altro cover, che sono più che cover reinterpretazioni a modo nostro, di pezzi che noi amiamo, sono veramente stupendi, quindi insomma vogliamo un nuovo colore. Elena, non si muova dal posto dove era 2 secondi fa perché l'abbiamo persa. Pronto. Ecco, ci siamo. Okay. Ecco, non si muova, non ti muova, non no, si no, muova. No. Ecco. Com'è nata? Cioè, perché praticamente voi è un pezzo che vi porta fortuna perché il vostro primo grande successo, se vediamo bene, è un pezzo proprio che ci collega direttamente al Belgio, ci collega con un artista più che belga, nato in Sicilia, arrivato in Belgio, emigrato come tante altre persone, e poi con la musica si è fatto valere. Stiamo parlando del grande Salvatore Adamo e questo è un collegamento tra le rivoltelle e il Belgio e la famiglia Adamo. Salutiamo anche Giovanna che ci sta ascoltando. Perché Adamo? Perché la notte? Ecco le spiegazioni di Elena. Ok, innanzitutto saluto anch'io Giovanna Adamo, che è una persona eccezionale che abbiamo conosciuto personalmente in Calabria, peraltro al nostro concerto, è veramente la salutiamo con tanto affetto, mi faccio io portavoce anche del saluto delle altre ragazze. E Adamo è cominciata con l'esserci innamorate a primo ascolto del brano La Notte, ovviamente ci siamo anche un po' cresciute con queste canzoni e con La Notte in particolare, e quindi quando l'abbiamo ascoltata abbiamo subito deciso che sarebbe stata una delle canzoni più belle che avremmo poi rifatto. E poi nel momento in cui abbiamo fatto questa canzone ci è capitata l'occasione di farla ascoltare al maestro e abbiamo avuto anche da lui insomma un'approvazione, siamo, non ti dico la nostra felicità e il nostro orgoglio, perché
comunque si tratta sempre di una, come dicevi tu, insomma, di una persona che è un artista a 360 gradi, conosciuto in tutto il mondo. E quindi noi dal nostro piccolo, con il nostro omaggio, abbiamo deciso che questa sarebbe stata la nostra canzone Porta Fortuna. E probabilmente così è stato, perché anche grazie alla notte che poi abbiamo conosciuto Giovanna, e forse anche grazie alla notte che saremo poi, insomma, alla giornata italiana in Belgio, e quindi siamo veramente molto contenti. Ecco, grazie alla notte che siete anche in diretta su Radio Italia qui in Belgio. Esatto, non lo dimentichiamo mai. No, vabbè, comunque bravi per il vostro talento. Ci ascoltiamo un po' della notte. Au rythme de la ska, et ça vient de Calabre, c'est les Rivoltelles. C'est vraiment une découverte, mais nous on les avait déjà découverts avant avec Radio Italien, mais c'est clairement grâce aussi à Adamo, bon, qu'on peut les avoir ici en Belgique, en tout cas grâce à ce titre historique de la vie musicale de Salvatore Adamo. Alors on est avec Elena. Vous parlez un peu français, Elena, ou pas du tout, Elena? Oui, un peu. Elena, io ho detto poco fa che facciamo l'intervista, infatti no, ti prego, no, per cortesia. Ma giuro che per domenica imparerò il francese. D'accord, va bene, allora devi dire solo a quell'ora bonjour à tous e bienvenue à Bligny. Bonjour okay, à tous. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a Bligny. A Bligny, e benvenuti alla giornata italiana. Benvenuti alla giornata italiana. E voilà. Allora, Elena, un gruppo di quattro donne, cioè una cosa, cioè l'unione fa la forza, in questo caso al femminile a questo punto, no? Assolutamente, noi diciamo sempre che siamo donne, ci siamo incontrate per, insomma, puro caso, ci saremmo incontrate in qualsiasi altro luogo del mondo, perché ci unisce da sempre un'affinità elettiva. Abbiamo scelto la musica come nostra, diciamo, come punto di riferimento proprio per la nostra vita, e quindi è veramente che essendo unite riusciamo a sprigionare quell'energia particolare, quell'alchimia che veramente se non fossimo amiche non ci sarebbe. Benissimo. E poi le rivoltelle anche dovuto a forse io mi sono detto che le rivoltelle è un'arma, però può essere anche il fatto di rivolgere, capovolgere, rifare un po', rivolgere forse le canzoni. Perché le rivoltelle, me lo dica lei? Assolutamente. Guarda, le rivoltelle ha un'origine ovviamente particolare, nel senso che sapevamo di poter insomma un po' stupire con l'ambiguità che porta da sé il nome. In realtà è un gioco, nel senso che le nostre armi sono le nostre canzoni. Poi le rivoltelle, come dicevi tu, perché stravolgiamo un po' i brani ai quali ci approcciamo. E poi è un plurale femminile, così come siamo noi, e quindi si accordava alla perfezione anche al nostro essere quattro donne. Cosa non mancherà sicuramente a Bligny, nella vostra esibizione di Bligny? Chiaramente la notte non mancherà, ma cosa non mancherà altro? Ci può dare qualche altra? Allora, dico solo che sarà uno spettacolo di, spero, buona musica, soprattutto italiana, sì. Che ci saranno insomma delle sorprese, ci sarà un buon rock a chi piace il rock, un buon ska a chi piace lo ska, un buon reggae a chi piace il reggae, insomma cerchiamo di accontentare tutti.
siamo veramente, ci tengo a dire che siamo molto emozionate e che non vediamo l'ora che arrivi il 2, insomma, per suonare, per divertirci e soprattutto per far divertire. Benissimo, Elena, volevo salutare ancora Alessandra, salutare Paola, salutare anche Angela, chiaramente Elena che è stata molto gentile, grazie di essere a te, con noi in diretta con il Belgio, poi gli diamo appuntamento dunque a domenica 2 giugno per la giornata italiana e per vedere dal vivo questo gruppo che oramai è ben conosciuto in Italia. A Dimons! A Dimons! Ciao! Ciao a tutti, ciao!